Alleanza con il privato per rilanciare il turismo. Leggi e norme al via la semplificazione. Ambiente, il 2015, anno più caldo. In apertura della seduta del 5 luglio, il Consiglio regionale ha ricordato le vittime dell'attentato di Dhaka in Bangladesh, in cui sono morti 9 italiani per mano di un commando terrorista. L'Assemblea ha poi approvato la nuova legge sul turismo e ha svolto la discussione generale del provvedimento sulla semplificazione. Il Consiglio ha infine nominato il presidente del collegio sindacale dell'azienda sanitaria locale di Biella e ha discusso e votato diversi atti di indirizzo. In copertina! Il Piemonte ha una nuova legge quadro sul turismo. L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il 5 luglio il provvedimento presentato dalla Giunta regionale. Due le principali novità: la nascita di una nuova agenzia regionale aperta all'ingresso dei privati e la trasformazione delle aziende turistiche locali, ATL, in società consortili. Previsto inoltre un osservatorio turistico con compiti di raccolta, analisi ed elaborazione dati. Critiche le opposizioni. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha avviato la discussione il 5 luglio del disegno di legge di riordino e di semplificazione delle norme regionali. Dopo il passaggio in commissione e le consultazioni online con i soggetti interessati, il provvedimento è approdato in aula per l'esame dell'articolato che riguarda diverse materie: servizi sociali, trasporto e logistica, cultura e istruzione, turismo, sport, foreste e ambiente, sanità e personale regionale. Il 2015 è stato il più caldo degli ultimi 60 anni in Piemonte. Le temperature ben al di sopra della media e la scarsità di precipitazioni registrata negli ultimi mesi hanno aumentato i valori di inquinanti come ozono e PM10 rispetto agli anni precedenti. La buona notizia è che il trend è in diminuzione. Sono i dati della relazione sullo stato dell'ambiente, l'appuntamento annuale di Regione Arpa Piemonte, per fare il punto sui dati e le politiche ambientali attuate e previste.